Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 34esima puntata di Minecraft con Modpack Vault. Bene, e questa puntata, come avete visto dal titolo, sicuramente non è la solita guida Let's Play. In questa puntata abbiamo aggiornato il Modpack. Perché farci un video? Farci un video perché, come avevo detto, avevo intenzione di non aggiornare più niente. Però sono arrivato al punto che ho dovuto decidere se lasciare tutte le mod vecchie, quindi tutte le cose che avrei potuto fare, che comunque tutti i bug che sono stati risolti, se lasciarli indietro o se perdere qualcosa. Bene, grazie all'intuito mio e all'aiuto di Totten98 siamo riusciti ad aggiornare tranquillamente la versione di Vault, della Vault, che ancora non si riesce a capire qual è che stavo utilizzando perché non me la ricordo. Ecco, e aggiornarla alla 1.1.4. Bene, qualcuno può dire, perché adesso non si sa quando voi guardiate il video, potete guardarlo anche tra un anno e dite: oh, sta versione è vecchia. Ok, al momento la 1.1.4 è quella che contiene tutte le mod, quindi anche la Rilecraft. Però è stata tolta la Blastcraft, cioè quella che fa i blocchi rinforzati. Quindi, se uno voleva fare una centrale nucleare, mettere i blocchi rinforzati e contenere l'esplosione, non ci sono più. Adesso non so se c'è qualcosa che faccia più o meno le stesse cose, nel senso che sia resistente alla stessa maniera, però non ho idea al momento. Magari poi dopo più in là lo vedremo. Come ripeto, questa versione ho visto a parecchi aggiornamenti. Come potete già ben vedere, bene, passiamo comunque a questi. Come potete già ben vedere, hanno aggiornato le texture. Sì, le texture, quella è aperta. Le texture del crusher, del purification chamber, del crusher e del. Non mi ricordo più i nomi. E Richman Chamber. Hanno cambiato anche i sistemi per gli overclock. Hanno messo qua di fianco il quadratino dove mettere gli overclock. E una cosa veramente, ma veramente utile che hanno fatto in questi tre oggetti, che ne hanno abbassato il volume. Ne hanno abbassato il volume, quindi non avremo più quel rumore di motozappa del Purification Chamber, non avremo più il tin 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 del Crusher, perché finalmente si sono accorti che dovevano abbassare i volumi. Pensavo di perdere la fornace, ma non so come mai non l'ho persa. Meglio così. Forse era quando avevo provato ad aggiornare alla versione 2 della Vault, che, come vi ripeto, hanno tolto un casino di mod, perché hanno preferito portare avanti il gioco e le mod che non c'erano di toglierle. Stop. Non hanno aspettato il rilascio delle mod per aggiornare tutto il modpack, no. Hanno eliminato alcune mod per portarsi avanti col lavoro. Va bene, questi sono punti di vista. Alcuni può andare bene, a me non piaceva. Allora, come aggiornare? Come aggiornare? E poi continuiamo con gli aggiornamenti che ho trovato, cioè che ho visto, ma non tutti. Come aggiornare? Allora, se non vi interessa mantenere il mondo, cancellate tutta quanta la cartella Vault o attraverso anche il Technic Launcher, eliminate il modpack e reinstallate la versione 1.1.4. Sempre se c'è in download, perché come ripeto non so quando guarderete questo video. Se non c'è più in download, io comunque vi lascio questo qua che ho io, che è la versione 1.1.4, ve lo lascio nel link in download del video, che è uguale per tutti i video e che aggiorno poi mano a mano. E invece, perché mi ero perso, vuoto di memoria. Vuoto di memoria perché c'è la mia testa di scivolo che fa scivolare tutto. No, vabbè, a parte gli scherzi, è perché mi ero impuntato a guardare sto comodino verde. Che bello, e che poi vi farò vedere. Che vi farò vedere nel senso degli aggiornamenti. Se invece volete mantenere il mondo come sto facendo io, non è tanto complicato. Oddio, se siete capaci, che siete capaci di andare dentro la cartella appunto Technic, che siete un po' smaronamenti, che fate smaronamenti più o meno come faccio io, allora andate nella cartella appunto Technic. Eliminate tutti i config. Ovviamente prima dovete farvi un backup, ragazzi. Dovete farvi un backup della vostra versione precedente. Eliminate tutta la cartella config e copiate la cartella config del vostro vecchio backup, della vostra vecchia versione. E in più, visto che dovete mantenere il mondo, eliminate il salvataggio del Technic aggiornato e copiate quello del backup. Così almeno potete avere la maggior parte delle cose totalmente funzionanti. E questo perché, adesso vado a dormire e vi faccio vedere.
No, ho montato la televisione, guardate, c'è il quadro. È una televisione, ragazzi. Non me ne sono accorto. Che figo, se mi sdrescio anche la televisione col quadratino verde. Va bene, basta dopo questa. Perché? Semplicemente per un semplice motivo. Allora, io ho trovato qua le texture tutte sballate. C'erano tre Minecraft qua dentro le zucche, quindi figuriamoci. E quindi non so se erano zucche o qualcosa. Era uno di questi Minecraft qui. Dov'è? Dov'è? Non me li fa vedere. C'era un minecart arancione qua dentro, anziché al posto delle creosote oil, perché erano sbagliate l'ID. E poi qua dentro mi ero trovate cose in più, anche un obsidian dust. E lasciamo perdere qua tutte le cose sballate, che adesso però sono tutte a posto se fate come vi dico io. E la cosa che più mi ha lasciato senza parole, vabbè, ma che poi ho risolto, è che se io premevo col tasto destro sul Advanced Solar Panel non mi faceva aprire, mi crashava il gioco. Come ho dovuto fare? Ahimè, una cosa che odio tantissimo, perché io quando gioco in survival la creative la odio. La odio, la odio, però ho dovuto farlo. Mi sono dovuto mettere in creative, distruggerlo con la creative perché con il piccone non me lo faceva distruggere. Poi, visto che comunque l'avevo distrutto e l'avevo già fatto, non è che è stato qualcosa, me lo sono dovuto riaggiungere. Me lo sono riaggiunto e mi sono rimesso subito in survival e poi l'ho montato in survival e quindi funziona tutto quanto. Come ripeto, se qualcuno lo vuol perdere, lo può anche perdere, però io avere una cosa che non funziona non mi piaceva tanto, tanto alla fine dei conti non è barare, ho ripreso quello che avevo. Sì, sono strano, però sono fatto così, se una cosa è fatta bene, deve essere, se una cosa l'ho iniziata in una maniera, la devo finire in quella. Bene, altra cosa fighissima, ma veramente figa, vabbè, però niente di funzionale, solo di figa. Hanno cambiato la texture al pannello di controllo. Guardate che bello, con le belle striscette di pericolo. Veramente carina. E poi sì, per le domande che magari hanno anche migliorato la precisione, non lo so, la devo provare provando a spostare i support frame. Sì, support frame dovrebbero essere, se non mi ricordo. Se mi ricordo bene, perché mi scordo già tutto io. E altre novità qua fuori non ho visto niente. E una cosa che potremmo provare insieme è provare l'hydrogen generator, se possiamo farlo funzionare. Se possiamo farlo funzionare bene, visto che non funzionava. Perché? Non funzionava non perché non lo montavo io, ma per il semplice motivo che era buggato. Era buggato, punto, basta. Non era colpa di nessuno. Per questo l'ho voluto tenere, non l'ho voluto buttare. Ok, andiamo giù. Altre novità qua? No, non c'è niente. Ok. Sì, mi sono buttato giù. Quindi forse questa stanza ritornerà una stanza per fare qualcosa. Allora, ripiazziamo tutto quanto. L'hydrogen generator, così almeno forse riusciamo a fare un po' di corrente e possiamo andare avanti con un progetto diabolico. Ah, che c'ho, che vi ho risposto anche nei commenti, ma che non vi ho detto. Waterproof, allora con shift, ok. E la pompa. Perfetto. Ora dobbiamo prendere un cavo della corrente. Possiamo prenderlo anche da qua sotto. Sì, dai, prendiamo con la manina. No, però dobbiamo prenderlo da qua. Allora. Ah, una cosa che c'è, vero? Mi devo ricordare. Mi devo ricordare che vi devo far vedere una cosa. Ah, no, già ve l'ho detto. Del Tinker Table che lo devo far vedere. Allora, saliamo su di qua. Non tocchiamo i cavi perché a quanto sembra hanno la corrente. Vediamo se riusciamo a farlo. Oh, ho detto di non toccare. Oh! Vediamo se è partito. Ma qua l'acqua arriva. Cioè, non funziona proprio adesso, no? Che. Basta, cavi. L'acqua non ci arriva. Perché non arriva l'acqua? Perché non arriva l'acqua? Perché non arriva l'acqua? Non è che l'ho montato nel posto sbagliato. Qua la corrente ci dovrebbe essere. Ragazzi, proviamoci. Facciamo un po' di esperimenti. Se muoio perché prendo la corrente, ragazzi, incavolo. E anche parecchio. Non prende l'acqua, forse ci va il generatore davanti. Vabbè, il problema del generatore però. Forse ci va il 240 la corrente?
Forse l'acqua la deve prendere di fianco? Qua di fianco prende solo la corrente, prende. Che brutta situazione. Andiamo a prendere due tubi. Vediamo un po'. Se no, se non riesco a farlo partire adesso così con voi, magari ci provo da solo. Una cosa, vabbè, le batterie le ho trovate vuote. E per altri generatori non ho trovato problemi. Li posso aprire tranquillamente col tasto destro, ma voi fate attenzione. Se no, è sempre la stessa storia. Rompere e ripiazzare. Allora. Bene, 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 bene. Andiamo a prendere altri tubi. Vediamo un po' se magari l'acqua deve entrare di fianco. Magari mi sono sbagliato io. O se ci va il generatore, perché ho visto in alcune parti, ho letto che ci va anche un generatore, quello, una cosa strana con l'acqua, vabbè. Poi ve lo faccio vedere. No, non prende proprio. Non ci arriverà corrente. Non ci arriverà corrente, ragazzi. Vedremo un po' come fare. Forse la corrente ci va a 240. Non so, non so, non so. Devo vedere un attimo due cose. O se magari sto sbagliando io, voi già ve ne siete accorti che ho fatto un errore, non me lo dite, diabolici. Va bene. Ok, e poi per l'hydrogen generator ci pazzierò da solo. Pazziero da solo. Ok, una cosa che volevo rispondere a Nicola Dorsi e a Necromante, che ovviamente saluto. Ah no! No, non vi saluto per primi. Dalla serie, ecco che mi sono scordato. Dalla serie, chi commenta per primo viene salutato per primo. Vabbè, scherzando. Saluto Gianlumena. Grande Gianlumena, grande. Volevo salutare, poi vabbè, salutando anche Nicola Dorsi e Necromante, volevo dire sì che faremo una mangiatoia nei prossimi video perché è una cosa che non sapevo, mi avete consigliato e la faremo sicuramente. E salutiamo anche Matteo Rossi. E una cosa, adesso vediamo un attimo qua sul Tinker Table che vi volevo far vedere. Ah, hanno cambiato, se non sbaglio, non so se la texture che c'è nell'inventario era già così, non me la ricordo più. Se premiamo col tasto destro sul Tinker Table, ragazzi, se premiamo sulla manina. Oh, finalmente abbiamo tutte le cose che dovevamo vedere nella scorsa puntata. Che anche grazie a voi, ma che già mi aveva detto anche Totten, andava aggiornata la Modular Power Suite. O Modular, non mi ricordo. Bene, adesso abbiamo anche l'opportunità di montare delle armi, Railgun, Mele Assist. Non so se lancia le mele questo, cosa fa? No, vabbè, a parte gli scherzi. Plasma Cannon. Questa qua praticamente lancia i televisori al plasma addosso a qualsiasi cosa che voi fate. Allora, questo qua dovrebbe aiutarvi praticamente, se non sbaglio, sempre la Doma Max. Forse per dare dei pugni un po' più forte. Plasma Cannon, già l'ho detto. Vabbè, sparerà. Spara. Plasma Cannon, si sì, fa un bel bordello, me lo ricordo. E Railgun non l'ho ancora vista. Magari spara un proiettile, a quanto leggo. Supersonico. Ok, perfetto. Ok. Cose molto utili invece che si possono montare adesso, oltre al Diamond Drill e all'Aquafinity, questo sicuramente l'avete già capito. Come si chiama? In place assemble, cioè praticamente dovrebbe essere un crafting table portatile. Finalmente, così almeno andiamo in giro a craftare la roba. Andiamo tipo andiamo davanti all'Enderman. A proposito di Enderman, mi devo dire una cosa. Andiamo davanti all'Enderman e ci mettiamo a craftare tranquilli vicino a un creeper, così magari mentre esplode. Blinking Drive, non l'ho capito se è. Non lo so, ragazzi, se è un teletrasporto forse, non lo so. Perché io mi sono messo qua, ho fatto il video improvvisato proprio. Mi sono messo a registrare come ho visto che andava perché ero troppo contento. Troppo, troppo contento! Non so se è un teletrasporto, anche questo lo devo leggere. Cosa hanno aggiunto oltre al Shovel? Che fa ridere molto a Totten, non tutto Shovel. Dedicata a te. Pickaxe e Alaxe, che non è sempre profumo, vi ricordo. Hanno aggiunto anche il multimetro, che è una cosa molto utile, che se noi lo puntiamo sui cavi ci dice la corrente che c'è dentro l'universal electricity, quindi all'interno dei cavi ci dice quanta corrente c'è, cosa veramente utile. Diego Sabina mi ha consigliato, e anche vedo un paio, anche Totten, non mi ricordo, un po' di gente mi ha consigliato, visto che hanno visto nello scorso video che avevo fatto l'LV Battery, di fare questa batteria avanzata anziché la basica, e quindi fare un MV Capacitor, e magari nei prossimi video la faremo. Hanno aggiunto anche il cosmetic che serve praticamente per colorare questo modulo, dà colore all'armatura e a tutte le varie cose, molto carina.
Questo poi comunque li vedremo, come ripeto, nelle prossime puntate, e per il semplice fatto che questa è soltanto una puntata edizione speciale, e per non lasciarvi a bocca asciutta, diciamo, ecco. Salutiamo anche Matteo Rossi che sto vedendo in questo momento, perché io mentre faccio qua vedo anche i vostri commenti, sono molto birichino. E una cosa che adesso vi dovevo dire, dell'Enderman, ragazzi, procuratevi due Ender Pearl, ve lo sto dicendo. Procuratevi due Ender Pearl perché appena finiamo l'armatura facciamo una cosa con le Ender Pearl se tutto va bene. Senza fretta, oddio. Però è meglio che ve le procuriate o ve le teniate da parte. Allora, una cosa, sì, Totten98 mi ha detto che io non gli ho fatto vedere il poligono, che io dovevo provarlo. Bene, adesso andiamo a provarlo, gli do anche fuoco. Dovrebbe essere con control click, non mi ricordo. Era shift click, non mi ricordo come si cambia. Vabbè, control D. No, vabbè, tanto è già infuocato. Voilà, vediamo se prende fuoco il cubo. Ha preso fuoco anche il cubo. Bene, addio. E così finisce, così fu la fine del poligono. Allora, altre cose che devo farvi vedere. Altre cose. Non mi ricordo altro, ragazzi. Per il momento non mi ricordo. Mi ricordo altro. So solo che mi stanno girando le scatole per l'hydrogen generator. Che convinto che andasse, ma invece sembra che non vada. Come ripeto, adesso come finisco il video mi ci metto lì a scervellarmi, a farlo partire. E niente, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo che vi dovevo dire, ma mi sto scordando. Mi sto scordando. Vabbè, fa niente, me lo scriverò sicuramente. E grazie ancora per le altre, per la visualizzazione, per la miriade di commenti che mi state mandando. Fan felice me e spero che facciano felice anche voi le risposte e i saluti sui video. E niente, ricapitoliamo, salutiamo Gianlumena, Nicola Dorsi, Diego Sabina, Necromante, Matteo Rossi e Totten. Se volete anche voi essere salutati, basta commentare e poi più o meno mi regolerò io. E niente, solo per dire che c'ho sto foglietto anche qua davanti e lo sto tenendo con un hard disk. Ragazzi, rendetevi conto, Totten98 a me mi conosce, Totten, da oggi ti chiamo Totten, tolgo sto 98 che mi sta antipatico. E io sulla scrivania, come reggi carte lì, non so come si dice, come tieni carte, vabbè, quelle cose che tengono le carte, perché sennò io quando accendo il ventilatore mi vola tutto dalla scrivania. E c'ho un hard disk di un portatile da 2,5 pollici, se non mi sbaglio, e un processore, ragazzi. Io così pezzi di ricambio, cioè pezzi così, li prendo e li uso come reggi carte. E niente, allora, ragazzi, ah, e c'ho anche un portachiave che l'ho fatto con una RAM. Come usufruire di un computer guasto, ecco, dalla serie. E allora, ragazzi, mi sono dilungata abbastanza. Come vi dico in ogni video, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace che mi incoraggiate ancora di più, mi date una carica assurda. E se non vi è piaciuto il video, non mettete non mi piace, commentiamo così almeno vediamo un po' di risolvere i problemi. E mi raccomando, se vi piace la mia serie o vi piace come faccio i video, iscrivetevi. E se è anche messa a piovere, a posto, significa che non vi piace. A posto. No, scherzo. E ragazzi, anche per questa puntata da Mr. Tyke è tutto. Ciao a tutti!